Le associazioni di protezione civile sono qualcosa di assolutamente fondamentale, senza le quali in alcune situazioni non sapremmo veramente come operare. Sono molte in Regione Lombardia, ma sparse per tutta Italia, e sono da supporto appunto al volontariato e alle organizzazioni di protezione civile. Nei giorni scorsi si sono riuniti sul lago di Iseo, qui in Lombardia, in provincia di Brescia, i cinofili di quasi tutta Italia, proprio per 3 giorni di esercitazioni, ed sono state 3 giorni assolutamente positive e di grande formazione. L'attività dei nostri volontari consistono in tenere sempre in allenamento il proprio cane per cercare, in caso di necessità, le persone disperse in superficie e macerie in acqua. Il cane non è ancora stato superato da nessun strumento elettronico o tecnico. Il fiuto del cane non ha paragoni. L'allenamento è un percorso molto difficile, sia a livello fisico che a livello mentale, sia per il cane che per il conduttore. Deve esserci fiducia da parte del conduttore nel proprio cane e anche al contrario, quindi l'amicizia che c'è col proprio animale è la base. È un po' una missione che ci riempie il cuore. L'addestramento dura mesi, mesi e lunghissimo tempo. Alla fine le performance che riescono a raggiungere la completezza del loro operato fanno sì che da sempre, e fortunatamente con il loro aiuto, riusciamo a salvare delle persone. E ora Stella, chi ci presenta?